E mio padre come sta? Politica estera, non politica italiana. Chi lo diceva? Crisi in Medio Oriente, glielo dico. Ed era questo il suo momento di gloria. E mi ricordo che mia madre, per lasciargli questo spazio, mi diceva a me: statti quieto, che tuo padre ama, ma si sente comunicato. Ma allo stesso orario del telegiornale, cioè del comunicato, c'è sui cartoni animati. E mia moglie, quando aveva i figli piccoli, diceva: statti quieto, a mea, che tuo figlio si deve vedere i cartoni, almeno sta quieto. Allora era piccolo e non poteva parlare. Cresceva e non posso parlare quando parlo, quando muoro. Vedete, cambiano veramente tutte le cose. Ve lo ricordo, facciamolo. Ve lo ricordate il primo bacio? Voi ricordate l'ultimo, parte me lontano. Il primo bacio di ognuno di noi, credo che non ricordavo, cioè l'inizio di un percorso d'amore, come la prima volta ne ricordavo. Io mi ricordo il mio, signori miei, lo racconto veramente con enfasi. E una ragazza di Parma, come succederà spesso, emigrata per problemi di lavoro, veniva ogni anno d'estate, bella come il sole. Aveva l'apparecchio agli denti, pare che si aveva mangiato una sipala e uno spino. L'unico problema che aveva è che c'aveva l'alito, oh potere di Dio. Quando rifiatava a mezzigenti, pare che sbudavano una cavita. Io quel periodo, giuro che è tutta verità, ero stato operato al setto nasale e avevo i tamponi al naso. Allora, sta ragazza bella, carina, aveva 15 anni, io ne avevo, pure io 15 più o meno, e gli ha detto l'amica: perché non ti fidanzi con Piero? Tu c'hai questo problema dell'alitosi, bella mia. E pensate che aveva un alito così pesante, era di Parma e la chiamavano Parma Letale. Meritava un applauso, che se... Dice: fidanzati con Piero, che lui c'ha i tamponi al naso, anche se vi doveste baciare, come succederà, non sente niente. Così è stato, ci fidanziamo, bacio appassionato, il primo. Ci siamo staccati, però c'era qualcosa che non era al suo posto. Ci si scusa, ma non è che per caso c'hai l'alitosi? Cioè, beh, tu che cosa ne sai? C'hai i tamponi al naso, non senti gli odori. Sì, non sento gli odori, ma mi ciangiano l'occhi. C'è qualcosa che non funziona. Poi era timida. Al secondo bacio cercavo di baciarla e io tenia la bocca socchiusa. Era timida. E io cercavo di baciarla e qua la lingua scicava su macchina sipale e ferruspino. Dopo un quarto d'ora c'aveva la punta della lingua come un cacciavite a stella. Ci disse: perché chiudi la bocca e non so baciare, ti imparo io! Questo è stato il mio primo bacio. Devastante proprio in assoluto. Mare! Profumo di mare! Oggi sono andato al mare.